Buonasera, siamo qui nella palestra Aldo Romeo, stiamo ospitando i Golden Players, un raduno della nazionale organizzata dal nostro grande ex atleta, ma nonché giocatore anche lui dei Golden Players, Virgilio Marini. Vuoi spiegare la grandezza di questo evento a Monte di Procida? Allora, noi ormai siamo di casa a Monte di Procida, grazie al sindaco, grazie a te, a Biagio Romeo, con la Virtus Monte di Procida, che ci ospita sempre ai nostri raduni, ai nostri tornei Golden Player. Ormai siamo una realtà in Italia di circa 700 atleti e ovviamente oggi abbiamo finalmente ripreso il raduno con la nazionale femminile, che over 55, che purtroppo un anno e mezzo fa è stato stoppato per causa Covid. Oggi finalmente abbiamo ripreso e abbiamo veramente l'onore di avere giocatrici di grandissimo livello come Mara Follin, pluriscudettata, che fa parte appunto del tempio e dell'Hall of Fame delle giocatrici più importanti a livello internazionale e mondiale. C'è Anna Maria Meterangeli, che è responsabile qui della Golden Play femminile, della nazionale, e poi ci mancano per motivi di lavoro e di altre attività Mabel Bocchi, Lidia Gorlin, Premier, chi più ha più ne metta. Per fortuna si è riuscito a mettere su un bel gruppo di persone che hanno dato veramente lustro alla pallacanestro italiana. Vai. Buonasera a tutti, io sono Anna Maria Meterangelis, napoletana, voglio ringraziare il sindaco per averci dato questa opportunità di utilizzare questo campo dal quale siamo partiti nel 2019 e quindi ci sembrava opportuno riprendere dopo quest'anno e mezzo di pandemia da dove ci siamo fermati. Quindi siamo la Nazionale Master Over 55 e adesso vi presento Mara Follin che farà una riflessione su questa giornata. Sono, come ha detto Meterangelis, mi chiamo Mara Follin, anch'io una ex giocatrice e sono molto contenta e onorata di essere venuta qui ad allenarmi dove loro avevano cominciato 2 anni fa. Ma sono molto contenta perché questo campo e soprattutto questa città Monte di Procida ha un ricordo molto giovanile, perché avevo 15 anni e mezzo e sono venuta a giocare la mia prima finale di Coppa Italia, quindi non potete capire cosa abbia evocato dentro di me questa trasferta, perché io dai un po' di strada per venire a Monte di Procida l'ho fatta. Quindi ringrazio tutta Monte di Procida per l'ospitalità e ringrazio veramente col cuore le ragazze, tutte queste ragazze che mi hanno cercata per chiedermi di fare e di provare a fare questa avventura insieme. Benissimo, io volevo ricordare che ci stiamo preparando perché nel 2022 faremo gli europei a Malaga a giugno e nel 2023 addirittura avremo i mondiali ad Orlando. L'anno scorso, 2 anni fa, le squadre iscritte a questi europei erano ben 19, quindi noi siamo contenti appunto di partecipare a questa avventura, speriamo di fare bella figura e di prepararci in tutto questo tempo per Malaga 2022.